Mi chiamo Dario Dusio e sono un fotografo professionista. Benvenuti a Fulmini nell'oscurità, il podcast che parla di fotografia a tutto tondo. Vi preannuncio che questo sarà l'ultimo episodio di questo ciclo di podcast. E l'argomento che voglio affrontare mi sta molto a cuore, ovvero il valore del silenzio. Il silenzio in fotografia assume molte forme. È quella pagina bianca nel libro che ti lascia respirare un attimo. È quel momento in cui il fotografo guarda un avvenimento e decide volontariamente di non scattare. E osserva, aspetta. E anche quel rumore prodotto dallo zaino quando lo appoggi sulla sedia dopo una giornata molto stancante. O quell'attimo di pausa quando chiudi un bel libro di fotografia e inizi a ripensare le immagini che hai appena visto. Ma come, Dario? Tu sei un fotografo professionista, quindi sei pagato per fare immagini. Cosa c'entra il silenzio con il tuo lavoro? Ecco, questo ve lo starete sicuramente chiedendo. Beh, intanto non ci può essere un'immagine importante che abbia un valore se questa immagine non salta fuori, non emerge rispetto a tutte le altre. E quindi deve emergere rispetto a un livello base di disturbo, ok? E un disturbo costante è come se fosse quasi un silenzio. Se continuiamo a produrre tutti tantissime immagini ogni secondo, tutte uguali, senza pensarle, non produrremo mai qualcosa di diverso, di più interessante, di più importante o che ci farà riflettere di più. Stiamo vivendo periodi in una società che corre tantissimo e produce addirittura più immagini di quelle che mai riusciremo a guardare in una vita. Ecco, secondo me invece quando si vuole fare fotografia, ci si vuole approcciare a questo magnifico mondo e per riuscire anche a migliorarsi, bisogna proprio distinguere le immagini che vanno scattate, che ci daranno quel qualcosa di più, che porteranno a casa un ricordo, che hanno un significato. E quando invece non c'è nulla da scattare, beh, bisogna abbassare giù la macchina. E questo può sembrare un controsenso. Se uno dei modi per imparare a fotografare è quello di iniziare scattando tante fotografie, dall'altra parte invece bisogna, per crescere, distinguere proprio quando è il momento di non scattarle. Perché la maggior parte di questo lavoro è fatta dell'osservare. E quindi di prendere delle lunghe pause di silenzio in quello che si fa. Dove intanto ragioniamo, guardiamo, osserviamo, uniamo i puntini, prevediamo quello che andrà a succedere. E poi produciamo delle immagini che fanno la differenza. E questo non è possibile se siamo annegati costantemente da un mare di immagini che scattiamo. La nostra mente per funzionare ha bisogno di fermarsi. Dobbiamo cambiare punto di vista, dobbiamo leggere un libro, fare un viaggio, anche solo stare in compagnia delle persone a cui vogliamo bene, fare una passeggiata con il nostro cane, berci un'aranciata fresca sul terrazzo, insomma, per riuscire a essere efficaci dobbiamo svuotare la mente. Sono due cose che vanno di pari passo. E così, imparare a osservare, forse è questo il vero ruolo che ha un fotografo, perché comunque il fotografo non lo si misura dal numero di foto che fa. E attenzione, io sono una persona che crede fortemente nel produrre molte immagini, nella costanza della produzione del proprio lavoro, di svegliarsi con l'obiettivo di creare ancora un'altra immagine, continuare questa strada per sempre. E ad esempio negli eventi dove c'è da fare molto reportage, le macchine di oggi ci danno una possibilità incredibile. Spesso si realizzano tante immagini e si fa una selezione, attenzione, che è ancora più importante del realizzare tante immagini, ovviamente, perché comunque bisogna sempre tornare alle poche foto che fanno la differenza in quello che abbiamo fotografato. Dovremmo riuscire ad arrivare a chiederci
Ecco, il mio punto di vista in quel momento qual era? E se siamo annegati dentro immagini che sono quasi tutte uguali o con pochissime differenze, beh, lì non è servito a niente fotografare. Quello è stato solo una fotocopia della realtà e il fotografo abbiamo visto sempre che la interpreta la realtà. A proposito di quello c'è un libro bellissimo di Magnum che ripropone come i loro fotografi sono arrivati a delle foto molto iconiche, come può essere quella di Che Guevara, Piazza Tiananmen, tutte le grandi foto che abbiamo sempre visto. E si vede che per ottenere queste foto pazzesche magari hanno fatto 2, 3, 4 scatti, nel caso di servizi commissionati di più, però sempre cercando un punto leggermente diverso. Non è una serie di foto tutte uguali. Oggi un'abitudine è quella di usare le raffiche, che è una cosa ad esempio utilissima da una parte, soprattutto nella fotografia sportiva, in momenti in cui prendere l'azione non è solo una questione di reazione del fotografo, ma ci sono movimenti complessi degli atleti, che quindi poter scattare tante foto al secondo è molto utile. Ecco, poi questa cosa si è iniziata a usare un po' dovunque, nei matrimoni, nei reportage, nella street, nei ritratti, per assurdo. E l'errore più grande quando si usa ad esempio questa funzione è proprio quello di rimanere fermi e continuare a scattare la stessa identica scena nello stesso modo. E come possiamo aspettarci un cambiamento se facciamo sempre le stesse cose? Ad esempio muovendosi mentre si fa una raffica, cercare di cambiare il punto di vista. Insomma, ci sono mille modi per usare i vantaggi della tecnologia odierna per creare qualcosa di più, qualcosa di nuovo, qualcosa che fino a ieri non era possibile. E poi ecco, ogni tanto apprezziamo il silenzio, fermiamoci a riflettere e anche cambiando ambito, leggiamo un libro diverso, guardiamo un film che fino a ieri non avremmo visto, immergiamoci nella realtà e vedrete che allora diventerete dei fotografi migliori. E con questo chiudo qua questa prima serie di Fulmini nell'oscurità. È stato un piacere parlare con voi per tutti questi episodi. Da Dario D'Usio, Fulmini nell'oscurità, è tutto. A presto!